Undicesima giornata del campionato di seconda categoria, girone F. A Sarnano si affrontano il Sarnano ed il Calderola, stadio Mario Maurelli, arbitro internazionale che è scomparso nel 2000, diretto 94 gare in Serie A dal 1946 al 1958 e anche due gare di Coppa Campioni. Arbitra Albertini di Ascoli Piceno, anche per lui una gara molto importante, molto bravo quest'arbitro alla fine dei 90 minuti. Le formazioni per il Sarnano: scendono in campo Mandozzi, Pallotta, Testa, Girolami, Sebastianelli, Molinas, Guglielmi, De Angelis, Pettinari, Fantegrossi e Tamburi. A disposizione Pennesi, Sebastiani, Zega, Cartucci, Funari, Pettinari e Brasili. L'allenatore è il signor Eleuteri. Il Calderola scende con Frascarelli, Buldorini, Innamorati, Pesaresi, Paolucci, Gentili, Duca, Maccari, Nerpiti e Luciani. Per quanto riguarda la panchina, Salvucci, Minnucci, Barucca, Corradini, Capenti, Staffolani e Bignos. L'allenatore Tentella. L'arbitro, già detto, Albertini di Ascoli Piceno. Calcio d'inizio per i padroni di casa sotto una leggera pioggerellina, batte Pettinari e Tamburi. La prima azione pericolosa della giornata è all'undicesimo, Innamorati lancia in avanti il liscio di De Angelis e anche di Testa, la palla va verso Scarpeccio che prova il tiro, il portiere si salva in angolo. Al quindicesimo punizione del Calderola, batte Nerpiti, palla che va sul fondo. Arriviamo al trentesimo, azione si sviluppa sulla fascia destra e Pallotta ad imbeccare e cercare Guglielmi per la triangolazione che riesce, Pallotta entra in aria, Paolucci lo sgambetta, rigore sacrosanto, nel rallenti si può vedere l'azione fallosa del giocatore del Calderola. Batte Tamburi e c'è il gol, spiazza Frascarelli, Sarnano in vantaggio. La gioia però dura pochi istanti perché un paio di minuti dopo, su calcio di punizione, Scarpeccio a battere con il destro e a battere Mandozzi sul palo. Il tiro è veramente un'ottima esecuzione. Passiamo al 36esimo, Fantegrossi lancia per Pettinari che fa la sponda per Tamburi che calcia con il destro, la palla fa la barba al palo. 46esimo, dopo un minuto di recupero, l'arbitro Albertini manda tutti a prendere un tè caldo. Calcio d'inizio per il secondo tempo, Maccari e Scarpeccio, indietro per Nerpiti, parla per Minnucci che è subentrato nell'intervallo a Gentili. 49esimo, Pallotta ruba palla a Duca, appoggia Fantegrossi che di sinistra dal limite dell'area coglie la traversa. E il 54esimo, angolo per il Calderola, Nerpiti per Maccari che di tacco prova la giocata ma viene intercettato da un compagno. Ora siamo al 79esimo, il neo entrato Cartuccia, subentrato a Tamburi, serve Pallotta che supera Luciani, entra in aria e si fa ipnotizzare da Frascarelli che salva la sua porta. 78esimo, rilancio di Girolami che colpisce Minnucci, il rimpallo finisce su Sebastianelli che però ridà ancora la palla a Minnucci che prova con il destro, pallone che va sul fondo. 89esimo, punizione di Nerpiti, siamo a 25 metri, posizione ideale per lo specialista che prova la mattonella e infila Mandozzi con un pallone che rimbalza proprio davanti al portiere del Sarnano. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio per la gioia del Calderola che vince una gara importante e allunga sulla diretta inseguitrice Sarnano.